Il mattino, un viaggio a ritroso nel tempo, attraverso le pagine più importanti e le notizie che hanno fatto la storia. Giugno 1962. A Napoli si vota per il rinnovo del Consiglio Comunale. La Democrazia Cristiana gioca le sue carte e strappa Palazzo San Giacomo ai monarchici di Achille Lauro, il famoso armatore e attuale sindaco della città, nonché presidente della squadra di calcio del Napoli. Il nuovo sindaco è il medico legale e docente universitario Vincenzo Mario Palmieri. Nel braccio di ferro con Lauro e i monarchici, il mattino si schiera apertamente. Invita gli elettori a non disertare le urne votando per la DC, poiché avrebbe assicurato buoni rapporti con il governo centrale in vista dei 100 miliardi di finanziamenti in arrivo a Napoli con la legge speciale. 22 giugno 1963. Il mattino dà notizia dell'elezione del nuovo Papa, il cardinale Antonio Maria Montini, eletto al sesto scrutinio, che prende il nome di Paolo VI. Il fondo a tre colonne è firmato dal direttore Ansaldo ed è intitolato Il Nuovo Pontefice. Vi si legge: il cardinale Montini entrò in conclave da Papa, nel senso che egli era preconizzato quasi generalmente come l'eletto, o almeno come la figura centrale del consesso cardinalizio. Paolo VI reggerà un pontificato di 15 anni e i due immediati successori, Albino Luciani e Karol Wojtyla, riconosceranno il valore e l'importanza sia di Giovanni XXIII sia di Paolo VI, prendendo rispettivamente da pontefici il nome di Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. 16 marzo 1967. Il mattino festeggia i suoi 75 anni di vita. Tra i messaggi augurali del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat e di altri ministri come Pastore, Fanfani e Andreotti, Giacomo Ghirardo, il nuovo direttore, scrive un lungo articolo in prima pagina, elogiando la fiducia, l'appoggio, il conforto del crescente numero di lettori e ricordando il grande impegno profuso nei confronti della causa del Mezzogiorno da parte di Matilde Serao e degli Scarfoglio, portando il giornale ad essere campione dei diritti meridionali nei confronti del resto d'Italia. La notte tra il 20 e il 21 luglio 1969, circa 900 milioni di persone si incollano alla TV. Oltre 20 milioni sono italiani. Neil Armstrong e Buzz Aldrin sono i primi uomini a mettere piede sulla Luna. Il 21 luglio 1969, il mattino titola a caratteri giganti «Camminano sulla Luna». E ancora, la più grande conquista dell'umanità. Il pezzo di commento è del direttore Ghirardo, dal titolo «Al servizio dell'uomo». 5 pagine, compresa la prima, sono dedicate allo storico avvenimento. L'approccio del giornale è a tutto campo, apre a molteplici riflessioni. Nel numero, infatti, c'è anche una pagina che affronta il significato e le conseguenze dello sbarco. 19 giugno 1970. Due giorni dopo la storica semifinale di calcio tra Italia e Germania, finita con la vittoria degli azzurri per 4-3, il mattino intitola l'apertura della sezione sport «Degni del titolo mondiale». Il pezzo è dell'inviato Giuseppe Pacileo, penna illustre e uomo di cultura. Si annuncia che si prepara la sfida con il Brasile di Pelé nella finalissima, che poi l'Italia perderà per 4-1. In quel periodo, la società editrice del mattino puntava molto sull'informazione sportiva. Oltre al mattino, venivano pubblicati due settimanali, Sport Sud e lo Sport del Mezzogiorno. Thank you.